Bene, ciao a tutti, buona domenica. Spero che state tutti quanti bene, che malgrado la situazione siate riusciti anche magari attraverso lo yoga, attraverso la meditazione, a ritrovarvi, a trovare cose nuove, a stare bene, a stare bene con se stessi. Adesso ci apprestiamo a fare una bella pratica dove andiamo a mettere tutta la nostra energia e spero di condividere tutto quello che in queste settimane ho pensato e ho maturato dentro di me e soprattutto la gentilezza, il concetto di gentilezza che è veramente fondamentale, importante, perché essere gentili, anche quando magari a volte non ti viene da esserlo, è davvero fondamentale perché poi sei gentile verso te stesso e maturano un sacco di cose meravigliose. E questo momento serve anche per questo, questo stop forzato ci aiuta tanto in questo, quindi vediamo veramente, anche se è faticoso, di vedere tutto quello che c'è in positivo. Bene, bando alle ciance e cominciamo la nostra pratica di questa domenica. Andiamo a metterci nella comoda posa, in su casa. Andiamo a spostare i nostri glutei. Ce la richiamo con gli ischi, cercando veramente di portare verso il basso il nostro radicamento. Scusatemi solo un attimo. Ok, abbiamo silenziato anche il nostro cellulare. Lasciamo scendere le scapole morbide verso il centro e verso il basso e cerchiamo veramente di, attraverso il respiro, di estendere bene la nostra colonna vertebrale. Cominciamo con questa consapevolezza nel respiro. Ci soffermiamo un pochino nella posa di Sukhasana, ma cercando, durante la fase di esalazione, di portare i nostri ischi bene radicati verso la terra. Quindi andiamo a sentire il pavimento pelvico, lasciamo scorrere il respiro naturale e cerchiamo di osservarlo. Magari socchiudiamo gli occhi se pensiamo che questo ci possa aiutare a una maggiore consapevolezza. E cerchiamo proprio di accompagnarci all'osservazione e farci un paio di domande. Il mio respiro è lento o veloce? Il mio respiro è corto o profondo? Solo prendi atto. Dolcemente comincia a rendere e ad accompagnare il tuo respiro ad essere un po' più lungo, quindi un po' più profondo e un po' più lento. E poi cerchiamo anche di muoverci nella respirazione addominale, cercando di attivare bene il diaframma, quindi spingere verso il basso il diaframma durante la fase di inspirazione, così che l'addome si gonfi leggermente. E durante la fase di espirazione cerchiamo di far salire un pochino il diaframma, lo sentiamo salire, lo alziamo e la pancia, l'addome basso si sgonfia. Cerchiamo di estendere l'intera cassa toracica durante la fase di inspirazione, quindi le clavicole che salgono, le costole si allargano lateralmente. Bene.
lentamente i pensieri continueranno a fluire, lasciare andare, arrivare. Porta la mano destra davanti al tandem e la sinistra davanti alla destra. Non appoggiarle, ma cerca di percepire e sentire il tuo prana, la tua energia principale. E dolcemente instilliamo le mani davanti a noi, schiudiamo gli occhi, portiamo le braccia lateralmente su verso il cielo, uniamo in Anjali Mudra e cantiamo il primo Ancora vai ad inspirare, porta le braccia su verso il cielo, unisci in Anjali Mudra. Ancora una volta inspiriamo. Portiamo le braccia su verso il cielo, allunghiamo, stira l'addome. Alcuni istanti, con le mani davanti al tuo cuore, quarto chakra, Anahata, porta un'intenzione, un sankalpa alla tua pratica di oggi, un pensiero felice. Un pensiero che ti faccia nascere il sorriso sul viso, che ti faccia aprire il cuore, a lasciar fluire le emozioni, ma anche un pensiero ricco di energia affinché tu possa radicarti alla madre terra ed essere solido e forte. Espiro e lascio andare le mani alle ginocchia. Dolcemente cominciamo a scuotere il nostro coccige, a creare quella vibrazione sana lungo tutta la colonna vertebrale, così che i tuoi erettori spinali possano attivarsi dolcemente e risvegliarsi. Continua a mantenere l'ombelico richiamato verso la colonna vertebrale. Respira, lasciati radicare ed estendere con la sommità del capo verso il cielo. Lascia scivolare le mani all'attaccatura delle cosce e dita all'interno. Spingi su queste ed allunga leggermente in avanti la colonna vertebrale. Non devi scendere molto, ma devi creare una diagonale dal coccige fino alla sommità del capo, così da creare più spazio tra le vertebre lombari. Inspira. Torna, lasciati richiamare, lasci scivolare le mani di nuovo alle tue ginocchia. Rallentiamo lo shake fino a fermarci. E poi morbidi, arrotondiamo la colonna vertebrale indietro, ma richiamiamo l'ombelico all'interno e verso l'alto. Il coccige si chiude, il mento scivola allo sterno, butta fuori l'altra. L'aria, entriamo nel ritmo di riposo. Ora radica gli dischi, risali, srotola la colonna, vertebra dopo vertebra, senza tirarti dietro le spalle rilassate, completamente morbide. Inspira, ti arrotondi, butta fuori l'aria, arrotonda bene la schiena, stira la muscolatura della colonna, ammorbidisci la fascia. Inspira, sali verso l'alto, radicando gli dischi. E di nuovo come un'onda che si lascia infrangere sulla spiaggia, ti lasci richiamare dalla profondità dell'oceano. Da quella profondità riemergi e le tue mani davanti al cuore si incrociano, per poi estendere le braccia lateralmente, lo sterno che sale, tu che respiri.
Ed è quasi un accogliere il mondo intero, l'universo. Espira. Tuffa le mani dietro di te, sotto le ascelle, e poi sul tappetino, le dita verso i glutei. Inspiro, tenendo sempre bene l'ombelico, e apro, allungo la colonna, come se volessi andare in estensione indietro. Il cuore che guarda il cielo. Espiro. Ombelico all'interno, richiamo, chiudo con un piccolo riccio. E di nuovo, inspira, dolcemente, apri, porta il cuore verso il cielo. E poi di nuovo, a chiudere, ad arrotondare. Ora, richiama le mani davanti a te, inspira. Apri le braccia di nuovo. Ed espirando, accompagni le mani alle ginocchia. Allunga la colonna. Di nuovo arrotonda, attiva la coscia sinistra, il corpo verso destra. Entriamo nel ritmo di vortex. Quando il coccige si apre, sei in avanti ed inspiri. Quando scivoli indietro, espira. Morbido, segue il tuo respiro, il ritmo del tuo cuore. Il coccige che si apre e si chiude, che ruota. Disegna cerchi in senso antiorario, le spalle rilassate. Anche le cervicali sono rilassate, morbide, ondeggiano. E ti lasci srotolare verso l'alto, morbido, tuffando così il dorso della mano sinistra di là dal ginocchio destro. E quel braccio destro che si apre indietro, lo sguardo che lo segue. Ruota la spalla all'interno, fletti e vai all'interno, coscia sinistra con la mano. Se non arrivi all'interno coscia, non importa, appoggia la mano dietro il glutine e spingi verso l'alto la colonna. Respira. Vieni in pausa. Espiro. Mi lascio arrotondare, morbido, torno. Allunga la schiena e scambia l'incrocio delle tue gambe. Espira, arrotonda, attiva la coscia destra, il corpo a sinistra, inspiri in avanti, i vortici questa volta sono in senso orario. Risvegliamo profondamente la colonna vertebrale, portiamo elasticità, prepariamo il nostro corpo alla posa di torsione e così lentamente, dal ritmo d'H di vortex. Entri nella posa, la mano destra che si appoggia col dorso al lato del ginocchio sinistro, il braccio destro che si apre indietro, il braccio sinistro si apre indietro, ruota la spalla all'interno, fletti e vai con la mano all'interno, coscia destra. Allunga bene la colonna vertebrale, fini la posa, respira. Espiro, arrotondo di nuovo le schiena e riaccompagno davanti a me il corpo. Allungo bene la colonna vertebrale. Ora libera le gambe. Attiva i piedi davanti a te, le gambe sollevate, le mani davanti al tuo cuore. Inspiriamo, andiamo mani e piedi verso destra. Apri. E di nuovo richiamo tutto il centro, avanti. E apro a sinistra. E torno al centro. E apri la testa. Contemporaneamente il polso sinistro si naviga a terra, il braccio destro disegna un semicerchio ed è come richiamare dal centro verso l'estremità. La mano in Shiva Mudra attiva gli adduttori. Compatta gli adduttori in modo da non pesare sugli menischi. Espira, mi lascio richiamare, tornare. E richiamo la mia gamba destra davanti a me. E apro a sinistra e torno al centro e apro a destra e richiamo, torno, attiva l'addome, aprendo a sinistra come prima, questa volta la mano destra a radicarsi, mentre la sinistra ti richiama verso il cielo, espande, allunga, attiva gli adduttori, gli utei, rimango, respiro e spira. Ti lasci tornare, richiamare. Richiamo davanti a te entrambe le gambe. E
questa volta appoggia la gamba sinistra, allunga la gamba destra. Tengo bene le creste iliache ben radicate e allineate. Le dita del piede destro vanno verso la tibia, l'estensore di fascia lata spinge la tua coscia verso il piede sinistro. Ora andiamo a fare back push, inspira, allunga ed estendi, liberiamo i flessori delle anche, espiro, mi tuffo dolcemente indietro e in avanti. Allungo, inspira, sali, allunga, stira l'addome, espiro, back push. Mi tuffo in avanti, inspira, espira. Rimaniamo giù, diamo Shirshasana. Allungo l'addome, allungo la colonna vertebrale. Ad ogni espiro rimani giù in diamo Shirshasana, mentre io tolgo un messaggio. Durante la fase di ispirazione porta bene la sommità del capo verso il piede. Durante la fase di espirazione lasciati scendere con la pancia verso la coscia. Continua a respirare morbido e rilassato. Lasci agire in questa posa energie femminili, energie yin. È una posa che richiede un po' di tempo per estendere i legamenti, i tendini. Allungare, creare spazi, stretchare. E poi dolcemente inspiro, attivo il piede, lombrico all'interno, srotola. Espiro, lascio scendere bene le mie scapole. Ora vado a richiamare la mia gamba destra e allungo la gamba sinistra. Come prima, allinea bene le tue creste iliache, radica gli ischi. Porta il piede alla tibia, il tensore che spinge verso il tuo piede destro. Inspiro. Allunga di nuovo e andiamo ad incontrare le nostre onde, i backwash. E sali, allunga, stira l'addome, espiro, mi tuffo ancora una volta, per poi risalire come un'onda verso il sole e poi espirare e rituffarmi. E questa volta fermarmi in piano Shirshasana. E l'onda mi accompagna dentro nella posa, affinché io possa rimanere nella posa in maniera comoda e confortevole. Allungare la colonna vertebrale, estendere, lascia scendere l'addome verso la coscia. Inspira, attiva il piede, srotolati. Espiro, lascio scendere bene le mie scapole e lascio che la mia gamba destra raggiunga la mia gamba sinistra. Tiro bene indietro gli glutei, se sento di avere la necessità, se sento di dover praticare meglio gli ischi. Ora richiama le dita dei piedi verso le tibie, non delle colle interne, inspira. Andiamo bene verso il cielo, allunghiamo. Con un solo becco ci portiamo nella posa di Paschimottanasana, il libro chiuso, questa posa di grande introspezione, dove lo sguardo ricade verso te stesso, la tua interiorità, la tua anima, il tuo spirito, la tua energia. E così nella posa rimani, sospendi il giudizio. Sospendi il giudizio e accogli te stesso con tutto l'amore di cui sei capace. Inspiro, attivo i piedi, obbedisco all'interno, srotolo, sospengo le lombari. Espira, lascio scendere bene le mie scapole. Vado a richiamare le mie gambe. Porto giù la gamba sinistra, col ginocchio in linea con l'ombelico e se posso sormonto col piede destro. Se non arrivo a sormontare la coscia, sarò un pochino più avanti, più verso destra. Spingo col piede destro in modo da sentire il radicamento dell'ischio destro. Allungo bene verso l'alto la mia colonna vertebrale, rilasso le spalle, addome attivo. Espira, ti arrotondi morbido. Curva a sinistra e lascia che il tuo braccio sinistro abbracci la coscia destra nella variante di Matsyendrasana, allunga la schiena, tieni la posa. Senti un grande lavoro nell'anca destra. Rimani, respira.
respiro. Morbida, mi lascio richiamare, arrotondare, tornare. Quelle mani che scivolano verso sinistra si affacciano quasi dietro e i piedi che ruotano senza staccarsi dal tappetino, ti lasci camminare sulle mani per poi scendere di nuovo davanti a te e ritrovarti con la gamba sinistra sopra la destra. Radico bene gli ischi, spingi il piede sinistro nel tappetino, rimani e ispira, allunga la colonna, attiva l'addome, poi espiri dolcemente, curva a destra e lascia il braccio destro abbracciare la coscia sinistra e vai bene verso l'alto, estendi, allunga, crea spazio. Rimani, respira. Espiro dolcemente, mi lascio tornare, richiamare. E le tue mani vanno a destra, si radicano. Tu che ti lasci tornare, camminare. E torni avanti a te. Questa volta lascia scendere le ginocchia una sull'altra, nella posa di Konkana. Allungo bene l'addome e creo spazio. Porto il mio braccio destro bene in apertura. Ruoto la spalla all'interno, vado bene indietro, fletto dietro di me, il dorso tra le scapole. Inspiro, braccio sinistro al cielo, fletto dietro la schiena, aggancio la mano destra. Rimango in estensione, cercando di creare spazio tra le spalle, nelle scapole. Sentire gli ischi che si radicano. Inspira, porta il braccio sinistro al cielo, lasci morbidamente scendere, spingi indietro il tuo braccio destro laterale, esci, ruotando la spalla, lo lascio scendere, morbido. Ora di nuovo le tue mani a sinistra, lasci andare, ruotare, camminare, per tornare davanti, con la gamba a sinistra, sopra la destra, aggiusti l'appoggio, radica gli ischi, allunga la colonna, attiva l'addome. Inspiro, porto il braccio sinistro, laterale, ruoto all'interno, fletto, la mano in mezzo alle scapole, braccio destro, espando, allungo e vado ad agganciare la mano sinistra. Mantengo la posa, mantengo l'estensione dell'intera colonna vertebrale. Lascio divenire posa, lascio respirare. Inspirando, porto di nuovo il mio braccio al cielo, lascio scendere morbido, spingi indietro il braccio sinistro, laterale, sciogli la spalla e sciogliamo anche le gambe. Affondiamo bene le dita dei piedi nel tappetino, agganciamo le nostre ginocchia e andiamo a scuotere. Scuotiamo bene il nostro coccige. Ora lascia scendere la tua gamba sinistra, flessa. Il braccio destro va sotto la gamba destra e prende il tallone, andiamo a ruotare la testa del femore dell'acetabolo, il ginocchio che si avvicina e si allontana dalla spalla, ma non muove il suo angolo, che rimane circa 90 gradi. Ora andiamo ad interruotare. E accompagno verso il mio petto la gamba, attivando bene il piede a martello, così da mettere in protezione i menischi. Allunga la colonna verso l'alto. E siamo di nuovo nella fase. Creo spazio nell'anca destra. Ora morbido. Le tue mani vanno a prendere la tua mano sinistra, prendere sotto il piede destro. Il braccio destro fuoriesce, passa sopra la tibia e prendo anche il piede destro. Apro bene l'anca lateralmente. Spingo un pochino il piede verso sinistra, creo le leve, ruota la testa del femore, allungo. Posa dell'airone seduto. Rimani. Continua a pensare di allungare bene la schiena, mai a scapito della schiena. La gamba tieni pure leggermente piegata, purché la tua schiena sia dritta. Poi dolcemente fletti la gamba, lascia il ginocchio andare laterale esterno, passa la mano sinistra sopra il dorso del piede a prendere il taglio esterno, il tuo piede destro spinge verso sinistra, mentre il braccio destro si apre indietro. Lo sguardo lo segue, anche qua. Precedenza alla schiena.
Allunga, crea spazio tra le vertebre. Espiro. Morbido, rientro. Il mio braccio destro passa sotto e dà come una sorta di piccola gomitata sotto la coscia destra. Appoggio le dita in avanti e il braccio destro, la gamba destra pinza il braccio. Ora appoggi la mano sinistra, allunga la gamba sinistra davanti a te. Accelli. Posa dell'accelli. Rimani, respira, attiva l'addome, spingi le tue spalle, attiva le vene e dolcemente piede sinistro sopra il destro. E i piedi si pinzano tra di loro, creano un'altra leva. Inspira, solleva e dolcemente lascia entrare nella posa di Astavakrasana. Richiama, torna, appoggia i glutei e torna ad allungare la tua gamba sinistra. Espiro, appoggio il piede sinistro, libero la gamba destra. Cancio le ginocchia, allunga la schiena. Shake. Calma il respiro, rilasso. Ora morbido. Lascio scendere la mia gamba destra. Il mio braccio sinistro scivola sotto la gamba sinistra e comincio a creare cerchi all'interno tra testa del femore acetabolo, la parte più profonda del lato, una cartilagine tra di loro che è la più soggetta a deteriorarsi, ma è la mia ora l'intranotale. E questa cartilagine ha bisogno di essere nutrita, di essere irrorata nei vasi sanguigni circostanti perché possa rigenerarsi. E poi dolcemente la tua gamba sinistra verso il petto, il piede che si attiva, caviglia martello, vado bene verso l'alto, allunga la schiena, respira nell'anca sinistra e libera ogni tensione. Rilassati, lascia andare. Sì, posa, al di là della posa. Lascia che il tuo corpo veramente sia lieve, leggero, seppur radicato. E dolcemente la tua mano destra va a prendere il piede sinistro, il braccio sinistro passa sopra la tibia. Andiamo con tutte e due le mani a prendere il nostro piede, spingiamo l'anca bene in apertura verso sinistra, poi il piede sinistro spinge verso destra, ruota la testa del femore e allunghiamo la nostra gamba sinistra verso il cielo. Ma soprattutto allunghiamo ancora una volta la nostra colonna vertebrale. Andiamo a creare spazio. Espira, lascia scendere. Passa ora la tua mano destra sopra il dorso del piede, taglio esterno, il piede che spinge verso destra, il braccio sinistro. Si apre. Tieni la posa. E ancora una volta allunga bene la tua colonna vertebrale. Espiro. Torno, richiamo. Il braccio sinistro che passa, di piccola gomitata sotto la gamba sinistra. Appoggio bene le dita in avanti, idem la mano destra. Allungo e attivo l'addome. Allungo la gamba destra. Arciere. E dolcemente i piedi si sormontano, crea le leve. I piedi stringono tra loro, inspira e dolcemente scivola in Astavakrasana, entro come l'acqua, torna, richiama, appoggiamo le nostre anche e di nuovo allunga la gamba destra, apri le spalle e espira, appoggia il piede a destra, libera la gamba sinistra, aggancia le ginocchia, espira, allunga e stendo la colonna vertebrale. E morbidi, mi lascio arrotondare, reclinare. Vado dolcemente di nuovo con le gambe nella posa di Sukhasana. Inspiriamo, portiamo bene verso il cielo le nostre braccia. Stiriamo e allunghiamo l'addome. Espiro, piccolo backwash. E mi lascio entrare nella posa di quadrupedia. Alzare con il monte degli alici, allungo le ginocchia con le teste dei femori. Spingo bene i polpastrelli. Attenzione ai gomiti, non andiamo in iperestensione, non portiamo i gomiti in avanti, all'interno del gomito, l'occhio del gomito, ma manteniamo forza nei bicipiti e nei tricipiti.
spingendo sui polpastrelli senti come una piccola bolla crearsi al centro delle mani. Mantieni l'addome e continua a spingere i talloni mentre radichi il monte degli alluci. Maria Riada è una cosa della tigre. Rimango, respira. Dai forza. Poi dolcemente lo sguardo avanti, sollevi un pochettino i piedi, espira, andiamo in bagno, scivola, glutei verso i talloni, punta i polpastrelli, tira. E richiamo adesso la tua colonna, come a fare la roba del gatto. E di nuovo il coccige che si apre indietro. La sommità del capo in avanti. E di nuovo ti lascia ispirare. Scivola avanti. Fluido, morbido. Richiamo. Rientro nella posa. E come l'acqua fuoriesci. E dolcemente. Richiami verso l'alto. Questa volta la mano sinistra ti scivola in avanti. E così la destra. E il tuo cuore incontra la terra, e sono emozioni che incontrano le radici. Lascia che questo avvenga senza farti domande. Lascia fluire. Lasciati respirare. Ora inspira, apri il cuore interno, solleva, ed espirando, porta i fianchi, il pube in appoggio. Il dorso dei piedi in appoggio, i gomiti, e i gomiti appena toccano il suolo, spingono di lato, mentre le mani spingono indietro, così che tu possa attivare bene lo sterno in avanti, lo sguardo avanti a te. I glutei leggermente attivi. Espira, porta giù la fronte, sposta le mani sotto le spalle e con un piccolo point. Sollevi, srotoli, rendi in bugiangata, nei gomiti rimangono leggermente flessi, le spalle lontane dalle orecchie. Lo sguardo in diagonale verso l'alto, i glutei sono forti a proteggere le lombari. Ancora una volta nella posa. Una posa che di per sé va a stimolare il sistema immunitario. Inspira ora, solleva, richiama, posa della tigre. Scivola ora con i glutei verso i talloni e andiamo in roller, curva a destra. Il coccige che si chiude alla fine della curva per far riaprirsi. Tu che ti lasci richiamare, scendere e vai a sinistra. Ma di nuovo il coccige si chiude, si riapre. Ed è un movimento dolce e rilassante dove vai a sciogliere la fascia, dove sciogli bene le tensioni delle anche. La prossima volta che andiamo a destra. Sarà il tuo ginocchio sinistro, flesso sotto la pancia, indietro e verso l'alto. Mantieni bene le anche parallele al tappetino. Allungo ed estendo bene il braccio destro. Allinea la testa, un'unica linea. Tavola sollevata. Espirando, porti giù la destra. Guarda indietro ora il piede destro, un pochino, e apriti Nardacchandrasana, la mezzaluna. E da questa posa meravigliosa fletti la gamba. Agganci l'alluce, inspira, allunga la gamba. Fletti, espira. Porta ora la mano a prendere il dorso del piede e apri indietro, espando l'addome. Il piede in linea col gluteo sinistro. E di nuovo, lascia andare, richiami. Ritorna in Ardha Chandrasana. Di nuovo vai a flettere, agganciamo. Di nuovo la luce, accompagniamo il nostro piede sinistro in linea con la mano destra. Richiamo il piede destro e affondo il dorso del piede. Allungo bene la schiena, l'addome. Poi richiamo leggermente verso l'alto, le mie mani eseguono un tuffo in avanti e siamo in polvere per aprirci dolcemente verso l'alto. Portare le braccia indietro, affondare anche, Anjaneyasana. Allunga qua l'addome, dai creare spazio, quei piedi che premono. Respiro, porto le mani alla coscia, appoggio e ancora mi tuffo, apro ed estendo, spicci sulla coscia, così che senti un lavoro più intenso sull'anca destra. Inspira, solleva,
punta del tuo piede sinistro. Con un movimento di rotazione del polso, appoggi la mano destra. Lascia scendere l'anca destra. Ondeggiamo leggermente, senza mettere in stress il gomito destro. Mantieni sempre il gomito un po' morbido e la schiena bene in apertura e in allungo. Siamo quasi in torsione indietro. Infatti possiamo aprire il braccio destro, sinistro indietro. Ruotare la spalla e flettere dietro la nostra schiena. Così siamo matematicamente sicuri di aprire bene le nostre spalle. Poi muovi i nodi, il braccio sinistro che si richiama, torni davanti. Radichi le tue mani, la mano sinistra all'interno del piede e richiama la gamba in appoggio. Posa della tigre. Manteniamo alcuni istanti la posa della tigre, io cambio il senso così riesco sempre a mantenere lo sguardo verso di voi. Mantengo e di nuovo, morbida, ti lasci scendere, scivolare, rolla la sinistra e ispira. Il coccige che ogni volta si apre e si chiude, e tu che ti lasci andare e finire da un lato all'altro. La prossima volta che siamo a sinistra, la gamba destra sotto la pancia, indietro e verso l'alto. Allineati bene, allunga il braccio sinistro. Tieni la posa. Espira, porta giù la mano sinistra. Apri un pochino indietro e chiudi sinistra. Ardha Chandrasana destra. Lo sguardo è al cielo. La mano vorrebbe appendersi alle nuvole. Mordi, fletti la gamba per appendere la luce. E allunga la gamba. Espiro, fletto la gamba. Porto il piede dietro il gluteo e apro bene l'addome. Lascio che il cuore si apra, lascio fluire le emozioni. E di nuovo, morbidi. Richiama la posa di Ardha Chandrasana. Sei in un'onda continua, un movimento dolce, morbido. Proprio come l'acqua. Ora, vai a prendere il tuo alice, accompagna il piede destro in linea con la mano sinistra, mentre il piede sinistro si affonda nel tappetino, allunga bene, schiena e addome. Movimento piccolo di palma, carichiamo, arrotondo. E inspirandomi, apro l'addome, lo stendo, lo streccio. Viramudra, Anjaneyasana. Grande lavoro nelle anche sinistre. E inspiro di nuovo, piccolo movimento di palma, mani alla coscia. E apro, e stendo, spingo sulla coscia, creo spazio, morbida, di nuovo richiamo, apro la punta del piede destro, il polso sinistro con un movimento di rotazione si appoggia al tappetino, lascia scendere l'anca sinistra, ondeggia, e se vuoi aprire bene le tue spalle, il braccio destro si apre verso il cielo. Ruoti la spalla, fletti e porta dietro la schiena. O anche in appoggio sui lombi. E morbido. Richiamo. La mano destra si radica all'interno del piede destro. Allineo la sinistra. Punto e radico l'alice sinistro. Mentre richiamo la gamba destra. Indietro, nella posa della tigre. Mi appoggio, mi allineo, vado a creare gli spazi giusti, rimango nella posa della tigre e respiro. E mordi, ci lasciamo scivolare indietro. Punta forti le tue mani. Punta forti gli avampiedi, solleviamo le ginocchia, ma non raddrizziamole, rimaniamo in baby down dog. Ed è posa. Inspira, ora allunga le tue gambe, distendile. Espirando, morbida. Affondiamo i talloni, non spingere forte, non pretendere. Dove arrivi, arrivi, poi inspirando, vai sugli avampiedi e poi muovi, affetti le gambe.
Poi torna ad allungarle verso il cielo mentre il cogito si apre e le teste dei femori ruotano all'interno. Tu che spiando radichi i talloni nella terra. E di nuovo morbida, lascia piantare. Siamo in dinamica, in trasformazione, in transizione. E lascia andare ancora. E siamo onde, onde di uno stesso oceano, perennemente in movimento. Ferme, immobili nella profondità degli abissi. Così che rimani radicato nel tuo profondo, in movimento nelle parti più esterne. E tu stesso sei oceano. Rimaniamo, affondiamo i talloni ad ovunque sanata, rimani nella posa. Respira. Inspira, portiamoci sugli avampiedi, stringiamo le nostre gambe, andiamo nel ritmo di roll. Il ginocchio sinistro quasi va verso il gomito destro e sei quasi in una linea di cross, mentre la schiena si lascia andare morbida, sinuosa. E tu che ti lasci ondeggiare, persino la sommità del capo si muove. E a un certo punto la tua gamba destra sarà sotto la pancia, il piede che raggiunge le tue mani. Radico il piede sinistro dietro di me e con poi mi risalgo, respiro, salgo in Virabhadrasana. Affondo, attenzione che il tuo ginocchio non superi la caviglia. Tieni la posa, spingi bene con i piedi, allunga l'addome. E se vuoi rendere questa palla un pochino più intensa, avampiede dietro, affondo, affondo e tengo tesa la gamba dietro, il tallone che spinge. E poi richiamare, riappoggiare il tallone dietro, aprire le ampie, ruotare i polsi davanti al cuore ed entrare dolcemente nella posa di Virabhadrasana 2, il ginocchio allineato. Rimani, respira. E da comando, il braccio sinistro si chiude indietro, il braccio destro raccoglie energia ed entra in guerriera in salsa. Inspira, torna, lasciati andare quasi in vortex, compatta gli adduttori, vai verso la linea di cross col braccio sinistro, risali, morbido, allunga e stendi, e poi affonda il gomito al di là del ginocchio destro per entrare in pari dritta Padmasana, allunga la schiena, crea spazio, non mollare gli adduttori, compatta la posa. Stabilità e forza. E morbido, ti lasci richiamare. Le mani davanti a te si radicano. Richiamo indietro dall'addome, la gamba destra viene risucchiata, sfiora la sinistra, per poi aprirsi in trailer dog. Fletti la gamba destra ed entra in Ardha Vishikadana, mezzo scorpione. Rimani, respira, crea spazio, continua a spingere bene indietro con le mani. Espira, plana il piede destro verso terra e anche che scendo. Richiama energia nel centro, solleva, compatta i glutei. Kamatkarasana. E richiamo di nuovo tutto verso il centro. E da quel centro richiamo la mia gamba destra. Affonda. Adho Mukha Svanasana. Vengo bene indietro le mie braccia. Resto nella posa. Inspira, vai sugli avampiedi, fletti gambe. E roll, destra, quasi verso sinistra. E di nuovo. Ogni volta le gambe si incontrano flesse per poi estendere una e portare l'altra sotto di te. E tu che ti lasci fluire. Morbido, sinuoso. Sei acqua, sei la lattice pura. E quella gamba sinistra, sotto la pancia, il piede che raggiunge le mani, si radica tra di loro. Affonda bene le dita del piede. Radico il piede dietro. Porto le mani avanti. Si incrociano per riaprirsi, per accompagnarmi. Inviro uno. Affondo. E seguo la posa più forte, avanti piede dietro. Affonda.
Tieni, respira. Inspira, sali, affonda piede dietro. Le mani che vanno al tuo cuore. Ruoti, polsi all'interno. E affondiamo in tiratore. Tieni l'addome, sempre attivo. Bilancia, centrati. Tieni la parte alta del tuo corpo leggera, mentre la parte bassa si radica, sei un guerriero. Chiudi il braccio destro dietro di te, col sinistro, raccogliamo energia dalla madre terra per entrare in un guerriero inverso. Inspira, sali. Entra in movimento di vortex, il braccio va quasi in cross, affondo il gomito destro oltre il ginocchio sinistro, spingo indietro il tallone destro, pari dritta passa con asana, sei nella posa, allunga la schiena, crea spazio, e di nuovo, e porta le mani al tappetino, radicale. Il centro diviene forte, dal centro risucchio indietro la gamba sinistra, sfioro la destra, entro in Chula Jack ed estendo a lungo, fletti la gamba, arda la bicicletta e con fiducia lascio andare il piede giù, le anche scendono per poi richiamarsi, risalire, attiva gli adduttori, glutei, Kamaskarasana. Lasciati richiamare la terra e dalla terra prendi energia per risalire e richiamare la gamba sinistra. Adho Mukha Svanasana. Affondo, vado sui davanti, fletto le gambe, cammino a ritmo di roller per raggiungere le mie mani. I piedi si affondano nella terra a 10 centimetri l'uno dall'altro. Lasciati giù morbido. Lascia andare giù morbida anche la sommità del capo. Respira. Rilassa. E crea spazio. Punta un po' il pastello e fletti un po' le gambe. Ora se puoi entra in Ardha Uttanasana, raddrizzando le gambe. La schiena dritta e scorgi già verso il cielo. Le teste dei femori che ruotano all'interno, dai forza e radicamento. Come se avessi il movimento a spirale lungo tutte le tue gambe, che spingono i piedi verso la terra e le anche verso il cielo. Espira, fletti, porta le mani a fianco ai piedi, Uttanasana. Inspira, lascia andare giù le gambe e srotolati verso l'alto, una vertebra dopo l'altra. Mi accompagno, mi porto. In Tadasana. La posa della montagna, radico il mio piede, allargo le dita dei piedi, cerco veramente di portare uno stato di radicamento e di estensione, spingendo i piedi nella terra, allungando bene l'addome, tenendo l'ombelico all'interno, il coccige puntato verso il basso. Tengo la posa. Poi quel corpo che si lascia fluire, andare, nel kiflo, respira, e torna avanti. Incroci le braccia e dolcemente srotoli verso il cielo. Prendi energia dalla terra, allungati al cielo, stendi, stretch. Le mani che si incrociano, espira, le mani che si uniscono e richiamo al centro, al cuore. E dal cuore e dal centro nasce il nudo del loto, verso quel sole, quel cielo. E di nuovo tu che ti lasci richiamare verso il tuo centro, contattare l'energia, ruoti ancora una volta i polsi e quelle braccia si aprono come due grandi ali verso le possibilità infinite della vita, sospendi e lascia andare, lasciati planare dolcemente verso la terra, con gentilezza raccogli energie, la porti verso il tuo cuore srotolando la colonna vertebrale, ruoti ancora una volta i polsi e lasci andare di lato le braccia.
nel gesto del lasciare andare, dove c'è determinazione e gentilezza al tempo stesso. C'è amore verso di te e verso ciò che stai lasciando andare. Stretto le gambe, sposto il coccige sulla gamba sinistra e richiamo la gamba destra, linea mediana. Scivola, il guerriero che danza. Radica forte il piede sinistro. Ora espiro, torno, lascio planare, richiamare. E dalla linea mediana torno a radicare i miei piedi. Tadasana. E di nuovo, in transizione, vado verso la gamba destra e dalla linea mediana mi apro in Shiva con la gamba sinistra. Tengo. Radica il piede sinistro, destro. E espiro, linea mediana. Torno. Radica. Distendi. Allungati bene verso l'alto. Poi inspiriamo. Allunghiamo bene le braccia al cielo, allunghiamo un pochettino i nostri piedi alla larghezza del tappetino più o meno. Cerchiamo di non andare con i piedi a patera, ma di mantenerli paralleli, piuttosto solleviamo i talloni, espiriamo, ci lasciamo planare. Nella posa di Malasana, i gomiti alle ginocchia, il petto ben aperto. Se scendo con i gomiti, vedete che il petto si chiude. Bene, in leva, aprendo bene il cuore, il petto, attivando le scapole. Attivando l'estensione dal coccige fino alla sommità del capo, quindi in allungo la colonna vertebrale. Respiro nella posa di Malasana. Respiro, mi lascio planare la madre terra, appoggio i miei glutei, appoggio bene le piante dei piedi nel tappetino. Allunga bene la tua schiena, portati bene in estensione. Espiro, arrotondo la schiena e srotolando. Amplifico l'angolo e allungo la schiena così che le tue gambe perdano peso e siamo nella posa della mezza barca. Tengo la posa, tieni forte l'addome. Allunga. Malasana. E richiamo. E torno ad allungare. E richiamo. Ancora uno. Allungo e richiamo. Aggancio gli arbici. Fatto bene su ischia, allunga la colonna vertebrale. Ginocchia un po' in apertura, allunga la tua gamba destra, ruotando la testa del femore. Tengo la posa, respiro. Respiro, torno. Ruota la testa del femore sinistro, allungo. Respiro. Lunga la schiena. E torno. Appoggio le gambe, le piedi. E mi lascio srotolare morbido, verso il tappetino, una vertebra dopo l'altra. E quando le lombari toccano, le gambe si staccano, i piedi si staccano, le gambe vanno al petto. Prendi le ginocchia contro il petto, un attimino, senti bene il respiro. Lo senti quasi nella colonna vertebrale, a massaggiarla contro la terra, a sfruttare l'appoggio. E apri bene le braccia, il candelabro, un po' croce, come sei comodo. Attiviamo i movimenti di vortex in senso antiorario e qua teniamo l'ombelico mentre andiamo a massaggiare bene la zona lombosacrale. Lascia le gambe sulla tua sinistra, rimani, radica la spalla destra. Con la colonna e in torsione. Togliamo tutto. Quelle ultime tensioni dalla nostra colonna vertebrale. E una gamba dopo l'altra torniamo verso il centro. Questa volta i vortici saranno in senso orario. Massaggiamo bene ancora una volta la zona lombosacrale. Sentiamo profondamente questo massaggio. E ci fa piacere, quindi stabiliamo noi se farlo ampio, se farlo piccolo. E poi lasciare scivolare le gambe sulla destra e gettare la pari dritta. E radichiamo bene la spalla sinistra, così da lavorare correttamente sulla nostra colonna vertebrale. Rimani e respira. Lasciati essere cosa. Rilassa. E una
teatro, torna al centro. Lasciamo andare le piante dei piedi sul tappetino e lasciamo radicare le piante dei piedi, teniamo ancora le gambe flesse, portiamo le mani all'attaccatura delle cosce, ora non chiudere le spalle per spingere le cosce, tienile ben aperte in appoggio sul tappetino e da qua spingiamo le cosce, così che avvenga una vera estensione dell'intero addome, in particolare dell'addome basso e delle lombari. Se vuoi, se ti fa piacere, puoi scuotere un pochino il tuo coccige. Respira, rilassa. Completamente. Rallentiamo lo shake, ci fermiamo e ci lasciamo andare in shavasana. Portiamo le braccia lungo i fianchi, il palmo delle mani rivolto al cielo, le scapole vicine verso i glutei e lasciamo scivolare le gambe di piedi, i piedi. E le gambe sul tappetino, le punte dei piedi all'esterno, tu ti rilassi completamente in shavasana, io vado a suonare alcuni istanti le campane tibetane per te, per darti un rilassamento ancora più profondo e completo. Ti rilassi completamente. Respira, rilassa, lascia andare. Andare tutte le tensioni che ho nella profondità, lascio andare tutto ciò che non serve e piano piano raccolgo completamente la mia attenzione nel respiro e nel tandem, radico in quelli che per me sono i centri fondamentali, il respiro e il tendere. Respira e lascia andare. Vai con il respiro laddove senti tensione. E lascia andare la tensione. Sciogli gli ultimi nodi. Utilizzo il tuo respiro. Meraviglia quel corpo che è entrato in armonia. E c'è pace e serenità nel tuo respiro. In contatto con la tua essenza più profonda. A radicarti. Lasciare che paure e timori possano fluire, allontanarsi.
appariva in ascendere. Così che tutto il tuo corpo e la tua mente possano radicarsi nella forza, nell'energia che ti abita e che è ricca, è estremamente ricca di possibilità e di capacità. Sta solo a te indirizzare la tua attenzione più completa verso ciò che ti fa star bene. Momento in cui accogli, ti rendi conto che quell'essenza, la tua essenza, è sospesa in quell'attimo eterno che attraversa corpi, vite, anni, secoli e che sempre si rinnova. E allora nasce in te un'emozione, un brivido. Li accogli con amore. E sei amore. Ora dolcemente torniamo a avere le dita dei piedi e delle mani. Torni a risveglio del corpo, torni presente a te stesso. Ti stiri, ti allunghi, fai tutti quei movimenti che voglio di fare in questo momento. Piano piano ti lasci scivolare sotto il fianco preferito. In posizione fetale ci rimani ancora un paio di respiri. Piano piano, aiuto delle braccia, torniamo a sederci nella comoda posa in scatola. Immagino che ci siamo tutti tirati su, siamo in Sukhasana e volevo condividere con tutti voi, molti di voi probabilmente li conosco anche personalmente. Una mia allieva mi ha detto una frase che mi ha colpito molto: sei sempre così perfettina. E io sono rimasta, no, di questa cosa, perché a volte posso dare questa impressione, questa sensazione, ma in realtà durante la pratica vorrei davvero condividere l'imperfezione che mi appartiene profondamente. I punti deboli, le mie fragilità, ma anche i punti di forza. L'esperienza in cui credo è lo yoga o Hatha Yoga, i miei maestri mi hanno insegnato tanto in questo, a essere me stessa, nella mia imperfezione. Allora, in questi giorni difficili, se ti viene di piangere, piangi, io l'ho fatto. E poi però sorridi, sciacquati il viso, sorridi e vai avanti. Vai avanti col sorriso, vai avanti con la gioia, con l'armonia. E quello che ho fatto, e a me ha fatto bene. E quindi te lo riporto. Inspiriamo. Le braccia su verso il cielo, unisco il Nanjing Mudra e canto un Om che mi connette ad ognuno di voi. Oggi sì, all'universo voi fatelo, io mi connetto Namaste. Grazie di cuore, da cuore a cuore.